Questo film, è stato prodotto per amore. Marcello è mancato alla fine del film, dopo il montaggio, si è spento. Speriamo che Napoli ci porti fortuna, ma da sé il film ha vinto già 3 festival, questo è già tanto. Non riusciamo a trovare un partner che creda nel film, perché non ne ho idea, ci sono delle logiche molto particolari, i buoni film evidentemente non devono andare. Il cinema richiede una credibilità immediata, il teatro una credibilità mediata, intanto perché in teatro vale la pena di recitare se si fanno dei testi che abbiano una loro validità letteraria e poetica, mentre invece in cinema, perlomeno come lo si fa, poi lo si può fare in tanti altri modi, le battute devono essere battute che potrebbero, diciamo così, si potrebbero sentire in qualunque momento della vita e quindi vanno dette nel modo più credibile. Come affronta l'interpretazione di un personaggio realmente esistito? In questi casi io cerco prima di avvicinare questi personaggi più possibile. Per esempio nel caso di Moro ho letto più di un libro sulla sua vicenda e anche ho letto soprattutto le sue lettere, che sono certamente molto commoventi, insomma. Comunque vi vedrete anche, spero, parlare in napoletano, perché ho fatto un film con la Carmela. Napoli è una culla di cultura, di teatro, di spettacolo, di letteratura, quindi è benissimo andare a smuovere proprio questo aspetto di Napoli, che ha vertici in tutte le direzioni, anche negative, ma insomma che però i suoi vertici positivi non li perde e non li deve perdere, ma non li perderà.